Dutch State è uno stato da me fondato l'11 aprile del 2013 a Parigi, che comprende il territorio di 16 milioni di chilometri quadrati occupato dai residui plastici che galleggiano negli oceani. Ogni volta che qualcuno di noi getta nell'ambiente, ma non necessariamente in mare, ma anche per la strada, un cucchiaino di plastica, un accendino, alla fine va a finire sempre nel mare. C'è un sistema di correnti, ci sono 5 grandi vortici negli oceani che lambiscono le coste e raccolgono tutta questa plastica, la portano nel centro degli oceani. Il problema è che tutti questi oggetti nel loro percorso si disintegrano, perdono la loro forma e diventano in mille pezzettini sempre più piccoli fino a diventare microscopici, per cui non si vedono. Questo è il grosso problema, perché è un fenomeno importantissimo di inquinamento del nostro pianeta, però è invisibile. Allora io ho pensato di piantare la bandiera su questo territorio, tra virgolette, di 16 milioni di chilometri quadrati e di farlo diventare uno stato, che ho chiamato Garbage Patch State. E c'è questo serpentone fatto tutto di tappini di plastica, raccolti in sacchi di quelli che normalmente si usano per le arance, per le patate, quindi questa è una allusione a quello che poi mangeremo in futuro se non limitiamo questo problema. È come un serpente che viene dall'esterno, penetra dentro la vetrata del palazzo di vetro e prepotentemente si fa vedere a tutti questi capi di Stato che proprio adesso, in occasione dell'Assemblea Generale, sono qui presenti.